Amici e amiche di Termoli TV, ben trovati con la nostra consueta informazione. Un incontro istituzionale, quello avvenuto ieri pomeriggio presso l'auditorium del COSIB di Termoli. Al centro del dibattito la presentazione del pacchetto anticrisi a sostegno della piccola e media imprenditoria locale, promosso dalla Regione Molise. Sentiamo Anna De Gregorio. Si è tenuto ieri, presso l'auditorium del COSIB a Termoli, l'incontro inerente alla presentazione del pacchetto salvacrisi, indetto dalla Regione Molise. Presenti l'assessore regionale alle attività produttive Michele Scasserra, il presidente Finmolise Teresio Di Pietro, il vicepresidente Finmolise Lorenzo Cancellario, il sindaco di Portocannone Luigi Mascio e l'assessore regionale Gianfranco Vitagliano, i quali hanno illustrato i diversi provvedimenti emanati dalla Regione Molise per il sostentamento delle attività imprenditoriali, con lo scopo di contribuire alle esigenze finanziarie delle aziende e al loro miglioramento. Finmolise ha messo in atto due progetti. Con Mi Fido di Te ha reso disponibili 3 milioni di euro per tutte quelle piccole e medie imprese aventi sede locale e operativa nella regione. Invece, con l'altra misura, 5 per 1, vuole cercare di risolvere il problema della sottocapitalizzazione delle imprese. Nell'incontro sono stati illustrati nel dettaglio i diversi provvedimenti emanati dalla Regione Molise. Abbiamo voluto mettere a disposizione i fondi per l'accesso al credito tramite Finmolise, ha spiegato Scasserra, che ha dato piena disponibilità al progetto. Dopo le varie comunicazioni di servizio avvenute tra l'assessorato all'ambiente del comune e l'ASREM di Termoli circa gli interventi di disinfestazione da praticare sul territorio comunale, compresa l'area riguardante il borgo antico infestato da centinaia di vermi, il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica ha risposto che tali operazioni sono state già avviate dal 3 maggio. Inoltre, i responsabili delle unità di igiene e sanità pubblica della ASREM di Termoli hanno garantito che tali azioni di bonifica, volte a eliminare completamente l'eventuale presenza di insetti, parassiti e ratti, saranno nuovamente ripetute nel corso dell'intero periodo estivo. Ma cambiamo argomento. È previsto per il 19 maggio prossimo un incontro promosso dall'Associazione Balneare Autonoma Non Solo Mare. Parteciperà anche l'onorevole Antonio Di Pietro, che parlerà della normativa europea Bolkestein. Scopo della riunione sarà quello di capire cosa succederà dopo il 31-12-2015, nel caso quasi acclarato della messa all'asta dei lidi balneari. Saranno presenti anche il presidente di Federalberghi Abruzzo e Molise, Morgan Di Concetto, il presidente FIBA Molise, Pietro D'Andrea, il presidente SIB Molise, Massimo Ballante, e il presidente FAB Molise, Renato De Laureto. Da lunedì la parrocchia di Sant'Imoto è in festa. Questa mattina la presentazione del vasto programma tra processioni, mostre, musica e convegni. Sentiamo Elisabeth Fernandez. Il pane e il vino, un alimento e una bevanda che nella Bibbia stanno ad indicare i simboli della vita, e sono proprio questi cibi che verranno distribuiti in onore a Sant'Imoteo, il compatrono della città di Termoli. Questa mattina nella chiesa appunto di Sant'Imoteo, Don Benito, Giorgetta e Don Nicola hanno illustrato alla stampa tutto il programma religioso che verrà esposto a partire dal 7 maggio fino a venerdì. Alle 18:30 di lunedì partirà la processione da Sant'Imoteo in cattedrale e poi il ritorno con le reliquie del capo del santo. Alle 19:30 il convegno Cercare la fede e a seguire l'inaugurazione della mostra Come un figlio serve il padre, un'esposizione allestita sia all'interno della chiesa di Via Fratelli Brigida per raccontare, ricordare, vivere e onorare il santo. La mostra è stata divisa in due parti, una all'interno della chiesa dove sono stati allestiti due pannelli mobili che raccontano la storia del santo e l'altra che contiene la raccolta di tutto il materiale fotografico, testimonianze, statue e quadri. Fino all'11 maggio sarà un susseguirsi di eventi, contatto di convegni, messe e rassegna canora. La pressione fiscale locale costituisce il 6,2% del PIL nazionale. A rivelarlo è l'indagine dell'Ufficio Studi di Confartigianato sui dati MEF Dipartimento delle Finanze. Per ciò che riguarda l'ILPEF, il Molise, insieme al Lazio e alla Campania, ha fatto registrare i valori più alti, mentre quelli più bassi riguardano la Sardegna e le province autonome di Trento e Bolzano. E voltiamo pagina, i borghi d'eccellenza del Molise hanno sottoscritto un gemellaggio con il comune di Montedinove, un grazioso borgo medievale di circa 500 abitanti, sulle colline della provincia di Ascoli Piceno. Il gemellaggio che abbiamo fatto, ha affermato il coordinatore regionale Maurizio Varriano, ha ulteriormente arricchito la nostra associazione e il nostro progetto di valorizzare le peculiarità dei nostri piccoli centri. Ora, come borghi d'eccellenza del Molise, ci dovremo concentrare sull'organizzazione della Borsa Molisana del Turismo, che andrà in scena ad Agnone nel mese di giugno. E passiamo allo sport, entusiasmo alle stelle. Il Termoli si prepara per la grande festa. Questa sera l'ultima gara è notturna allo stadio Cannarsa.
La squadra giallorossa è già campione del Molise e dopo il triplice fischio finale le strade e le piazze della città saranno scenario di euforia e festeggiamenti. Prima della gara lo stadio di Via del Mare sarà affollato anche da tanti bambini. Era l'ultima notizia per voi, se avete segnalazioni potete scriverci a redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione, alla prossima!